Più che il cinema, la radio e i giornali, è la televisione che ha dato un maggiore e determinante impulso al consumo dell'immagine, non solo perché essa stessa produttrice di immagini, ma anche perché sollecita l'attenzione su altri riti legati all'immagine stessa. Le grandi rassegne d'arte che si sono moltiplicate in progressione geometrica e numerica in questi ultimi 10-15 anni impegnano continuamente regioni, comuni e persino centri periferici che sull'onda sollecitante di una moda politico-culturale si fregiano di piccoli e grandi manifestazioni, spesso non legate da un approfondito progetto. Accompagnate da esaurienti e doviziosi cataloghi, da ritualità cerimoniali, le mostre assumono l'aspetto di una kermesse. Il consumo fruitivo del visitatore, dunque, non diventa una scelta personale e riflessiva, come esigenza dell'intelletto, ma spesso la ossequiante modalità di un rito consumistico. Alle mostre ci si può trovare disattenti, acritici, superficiali, e quando accadono gli affollamenti può risultare difficile stabilire il sopravvento legittimo della curiosità culturale sul divagante intrattenimento. Fenomeno del mostrismo si è lungamente dibattuto negli anni recenti. Per Palermo in realtà il fatto di avere grandi manifestazioni artistiche non ritengo sia un fatto di moda, una moda che possa essere passeggera, ma è un bisogno reale di cultura. E certo bisogna vedere il tipo di mostre che di volta in volta vengono allestite, perché una mostra, per essere un fatto reale di cultura, deve essere una mostra scientificamente curata e scientificamente varia.